60 pagine di relazione nella quale emergono rilievi critici e 40 giorni di tempo per cercare una soluzione. L'ennesima doccia gelata sul cantiere delle paratie di Como è arrivata dall'ANAC, l'autorità nazionale anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone, i cui funzionari avevano effettuato l'ultimo sopralluogo a Como lo scorso mese di giugno. Conclusa l'istruttoria sono stati comunicati i risultati. Da una prima lettura emergono rilievi critici sulla progettazione originaria e sulle conseguenti soluzioni giuridico-amministrative prospettate dalla perizia di variante, hanno fatto sapere dal Comune di Como. Le questioni sollevate non sono di natura tecnica, anzi, da quanto sembra emergere, è stata riconosciuta la necessità delle modifiche apportate nella terza perizia, perizia che, va ricordato, ha portato i costi a lievitare. Vengono mosse però osservazioni critiche di natura giuridico-amministrativa. In sostanza, viste appunto le modifiche apportate al progetto, l'amministrazione avrebbe dovuto fermarsi, risolvere il contratto con Sacaim, l'azienda incaricata dei lavori sul lungolago, e avrebbe dovuto procedere con una nuova gara. Un'opzione che, se verrà confermata, porterebbe un ulteriore allungamento dei tempi. Il sindaco di Como, Mario Lucini, si è limitato a ribadire che gli uffici hanno già iniziato ad approfondire i contenuti del documento per produrre le controdeduzioni. Resta poco più di un mese di tempo per trovare delle soluzioni che possano far cambiare idea all'ANAC. In spirito di collaborazione. L'altro è un messaggio di sostanza perché